facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica dentale. Cresciamo insieme a voi. Buonasera e benvenuti alla Casa sull'Albero, il luogo della meraviglia, dello stupore e della fantasia. Questa sera parleremo degli nostri amici animali e dei nostri amici cani e avremo anche tre ospiti d'eccezione. Oltre alla nostra amica e terapeuta Federica Feriozzi, dottoressa, psicologa, psicoterapeuta, che con noi ogni tanto commenta anche le cose che accadono e le cose che vengono a trovarci qui sulla Casa sull'Albero, questa sera si arrampicheranno fino su anche due bellissimi cuccioli assieme al loro educatore cinofilo Daniel Rossato. Ciao, ciao Daniel, ciao, ben ciao. Arrivato. Ciao, queste creature che si chiamano? Antigua e Anastasia. Antigua e Anastasia. Questa sera parliamo insieme alla nostra terapeuta e ai nostri ospiti di come gli animali hanno potere terapeutico sulle persone e di come voi a casa anche potete approfittare di questo potere terapeutico che hanno gli animali. Quindi vedremo dei video, potremmo guardare anche insieme delle foto, ma soprattutto questa sera accarezzeremo insieme questi animali per capire fino in fondo effettivamente questo loro potere, da dove deriva e come funziona. Allora Daniel, vista la premessa, non possiamo che iniziare da te. Prova a raccontarci che cosa accade e come mai questi cani e questi animali sono così terapeutici. Certo, l'associazione è nata a Padova un paio d'anni fa, ci serve per lavorare nell'ambito terapeutico con i cani. E loro praticamente svolgono delle attività assistite per animali e li portiamo nelle varie strutture dove ci sono determinati ospiti che possono essere dall'anziano o ai bambini in base alle varie condizioni. Tu hai anche portato un video che ci racconta proprio di questa esperienza che hai fatto e che fai con questi ospiti, giusto per capire anche, sì, per far capire a casa cosa succede. Ma posso fare una domanda alla dottoressa psicoterapeuta Federica? Federica, ma arriveremo al punto dove i terapeuti non avremo più bisogno dei terapeuti perché ci saranno i nostri amici animali? Beh, non a caso vengono definiti come coterapeuti, quindi è importante la presenza dell'uno e dell'altro senza esclusione ed è anzi un ottimo mezzo per avvicinare delle realtà e delle disabilità che in un rapporto più diretto sarebbe molto molto più difficoltoso, perché c'è il contatto di mezzo che rassicura, che calma e difatti, come può anche confermarci il nostro Daniel, c'è un potente effetto calmante a livello proprio dei recettori e anche sul battito cardiaco e sulla respirazione. Chiediamo la regia di mandare in onda anche un piccolo video, magari ce lo volete spiegare visto che eravate insieme. Sì, allora abbiamo portato queste due cucciole praticamente che sono ancora in formazione in un'associazione di Padova dove all'interno c'erano degli ospiti, degli anziani in questo caso, dove abbiamo svolto delle attività assistite con animali, quindi nessuna cosa strettamente terapeutica o clinica, ma solo per portare del benessere e per vedere i vari stimoli che poi
davano di risposta alle persone, gli ospiti al momento. Sì. Ok, e che tipo di risposta è che hanno dato, dottoressa? Assolutamente l'effetto proprio del benessere, calmante, rassicurante, proprio per il contatto con il pelo dell'animale. E una cosa molto importante che è emersa è che molti di loro hanno o hanno avuto proprio degli animali domestici, quindi hanno proprio testimoniato l'importanza a livello anche interpersonale che vuol dire avere un animale, quindi portarlo in passeggiata, confrontarsi con altre persone e la diminuzione proprio della solitudine. Benissimo. Daniel, pro e contro nell'avere un animale domestico? Beh, io direi solo pro che contro. Tutto quello che ti porta praticamente nella quotidianità della vita con un cane di certo l'affronti meglio, con un cane o che sia un gatto o che sia un coniglietto o che sia qualunque genere, insomma, animale. Che valgono anche tartarughe, rettili, oddio, pappagalli. Questo io non, di personale esperienza non lo so, però suppongo che una persona possa comunque giovare di questa cosa. Proviamo a sentire con la dottoressa Feriozzi se un animale vale l'altro, cioè io posso avere tanto un pitone in casa quanto... Diciamo che il rapporto è un po' diverso, perché il pitone poi bisogna anche conoscerlo e saperlo trattare, nel senso, per prevenire... Mi dà l'idea che tanto affetto come un cane sia diverso, però diciamo dipende... che non a caso si parla proprio di animali da compagnia, molto in riferimento a cane, gatto e coniglio, cioè tutto, diciamo, degli animali che hanno anche il pelo ed è possibile, insomma, accarezzarli, prendersene cura e che hanno una risposta, certo, nella relazione, cosa che magari per i rettili o anche i pesciolini, senza nulla togliere, diciamo che il discorso cambia. Mi stavo chiedendo, le foto che avete portato invece cosa ci raccontano? Quelle che stiamo vedendo raccontano un po' l'intervento che è stato appunto organizzato presso l'associazione Domna di Padova e quindi il fatto di accarezzare l'animale, di dare anche da mangiare, perché poi anche Daniel ci può confermare l'importanza del rinforzo positivo che dia all'animale il messaggio del contributo, no? che sta apportando, che è un contributo assolutamente positivo e importante, quindi il rinforzo non deve mai mancare. Cos'è il rinforzo, Daniel? Sì, stiamo parlando di rinforzo in questo caso del rinforzo positivo verso il cane, quindi di quello che si sta facendo in quel momento anche il cane stesso o attraverso delle carezze o attraverso il cibo può essere gratificato di quello che sta facendo, quindi di non subirlo come uno stress troppo forte, ecco. Vi faccio una domanda che secondo me i nostri telespettatori spesso si sono fatti. Ma è proprio vero il detto che dimmi che cane hai, ti dirò chi sei, oppure che il cane diventa simile al padrone e viceversa? Assolutamente sì. Sì. Non solo per le caratteristiche di personalità, quanto per la relazione che si instaura. Faccio un piccolo esempio. Se una persona è rilassata, anche il modo in cui si rapporta all'animale, come lo tiene al guinzaglio, trasmette al cane un messaggio che va in questa direzione qua. Noi per oggi ci dobbiamo salutare, salutiamo anche questi nostri amici cani che però poi sulla pagina Facebook vedremo, perché adesso ci dedicheremo con qualche foto, quindi poi venite a trovarci anche sulla pagina Facebook, metteteci i vostri like proprio per anche venire a sostenere questo progetto e questo lavoro che stiamo facendo anche con Daniel e con la dottoressa Federica Feriozzi. Però adesso è il momento dei consigli della Casa sull'Albero. Primo consiglio, un'ottima occasione per responsabilizzare i propri figli o i propri nipoti è quello di dar loro un animale di compagnia, un cane, un gatto, un coniglio, di cui prendersi cura rispetto a quelle che sono le competenze legate all'età. Non chiedete ai vostri figli di fare tutto, perché altrimenti il bambino si spaventerebbe e quindi a quel punto rinuncerebbe decisamente all'animale. Accogliete quindi l'età e anche i bisogni del vostro bambino,
sostenetelo, ma dategli delle piccole responsabilità quotidiane, come quello di dargli l'acqua, portare da mangiare, coccolarlo, portarlo fuori qualche volta. In questo modo potrà crescere la sua capacità e la sua responsabilità. Secondo consiglio: il cane e gli animali domestici in generale hanno un grandissimo potere evocativo. Le persone, grazie al contatto e al tatto che c'è con questi animali, possono ricordare, possono entrare dentro la loro fantasia, possono anche osservare l'animale e cercare di interpretare cosa sta provando in quel momento l'animale. Molte volte capita che guardando l'animale diciamo: come mi sembra triste, ma è proprio la tristezza dell'animale o è la tristezza della persona? Facendo così siamo in grado anche di leggere noi stessi e vedere in profondità quelle che sono le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Terzo consiglio: gli animali domestici permettono alla persona di sentirsi valida, di sentirsi in grado di prendersi cura di qualcun altro, e questo non è altro che uno degli ingredienti fondamentali per accrescere l'autostima, per permettere alla persona di sentirsi valida e utile per qualcuno. Pertanto non rinunciate mai ad un animale domestico. Sappiatelo accudire, curare e seguire con amore e dolcezza, ma sappiate anche che l'animale poi diventa un membro della famiglia. E con questi consigli vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta nella Casa sull'Albero. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Buonasera, bentornati alla Casa sull'Albero, il luogo della meraviglia, dello stupore e della fantasia. Questa sera, come vedete alle mie spalle, qui sulla Casa sull'Albero, sono venuti a trovarmi degli amici. Questi amici stasera ci parleranno e ci insegneranno qualche piccolo segreto dello yoga, della meditazione e del benessere olistico dell'individuo. E per fare questo abbiamo con noi Domenico. Buonasera Domenico, sei già in posizione perfetta, e anche Artemide. Buonasera Artemide, ciao, e buonasera anche a Cesare. Siete tutti e tre stupendi e già in posizione. Io non so se riuscirei in questo momento a fare altrettanto. Abbiamo questa sera con noi la nostra amica psicologa, psicoterapeuta, esperta in neuroscienze cognitive, che ci aiuterà a comprendere anche i significati psicologici e neurologici di questa disciplina tanto in voga oggi, ma anche molto antica. Buonasera Marianna, ben arrivata con noi. Allora io partirei proprio da Domenico, che ci dice cos'è lo yoga, come funziona, e poi svelami un segreto. Domenico, come fai a stare in questa posizione? Poi ti faccio provare questa posizione, okay. Vedrai che non è niente di particolare. Allora, lo yoga ha l'obiettivo di far cessare le fluttuazioni mentali. Questo è un obiettivo molto antico. Per quello che riguarda il come fare,
attraverso la respirazione, la pratica di posizioni e altre tecniche yoga, pian pianino ci si arriva evitando di avere fretta di raggiungere il risultato. Io credo che questa tematica sia fondamentale in una società dove il tempo è la vera moneta, non è il soldo, ma è il tempo, perché ci sono i treni super veloci, gli aerei, quindi siamo in un'epoca dove tutto viene misurato col tempo e che tu mi parli di calma sembra proprio di andare controcorrente. Cosa significa questo per la nostra mente, dottoressa? Esattamente, lo yoga è un'attività che ci consente di ritrovare appunto la pace e la calma. Nella vita quotidiana siamo sempre sotto stress, per cui è indispensabile prendersi del momento e concedersi del momento per se stessi. È molto importante praticare yoga dal momento in cui è un'attività che ci consente di ritornare al ritmo del respiro, e questo ha la funzione di calmarci e quindi di rasserenarci, quindi di avere anche una visione diversa dei problemi quotidiani, dello stress e quindi anche delle preoccupazioni che ne derivano. Benissimo, ma cosa significa la respirazione? Cos'è il respiro nello yoga? Lo yoga lo chiama pranayama. Prana per lo yoga è energia vitale. Perciò gli esercizi di pranayama servono a, tra virgolette, utilizzare la nostra energia vitale e ottenere, mediante un esercizio, l'effetto voluto, sia attivante, se abbiamo bisogno di più energia, di più carica, di avere la testa molto più attenta, oppure a calmarci, se invece siamo già iperattivi e dobbiamo riequilibrare. Il concetto che può essere interessante da tenere presente è: lo yoga ti porta spontaneamente ai ritmi naturali. Domenico, una domanda per te: se ci puoi far vedere qualche semplice esercizio che magari i nostri telespettatori a casa potrebbero anche fare per avvicinarsi e comprendere che cos'è lo yoga. Potrei iniziare con una tecnica attivante, la quale ha uno scopo preciso: muovere la zona diaframmatica. Bene. Questo movimento, chiaramente, va fatto abbinato al respiro. Te lo spiego brevemente. Mentre io introduco aria, rilasso questa parte in modo tale che questa parte spontaneamente possa fuoriuscire. Mentre spingo fuori l'aria, con la muscolatura addominale faccio rientrare questa parte. La difficoltà che ci può essere, magari stando nella posizione, che se crea problemi si sciolgono le gambe e si fa meglio la posizione. Allora Domenico, cos'è successo durante questo esercizio? Durante questo esercizio io ho abbinato il mio respiro a un movimento in questa zona qui. Lo scopo è quello di riattivare o far, in un qualche modo, far ginnastica al diaframma per liberarlo da tutte le tensioni che il diaframma normalmente accumula da quando noi nasciamo a quando terminiamo il nostro viaggio di questa vita. Perciò il riattivare il diaframma può essere spiegato dalla dottoressa in termini proprio di collegamento psicologico tra il blocco del diaframma, dove la rigidità chiaramente chiude, al liberare il diaframma, dove invece riacquisiremo altre nostre possibilità. Come dice correttamente Domenico, durante lo yoga noi andiamo a riattivare la respirazione diaframmatica, che è un'abitudine che abbiamo perso nel corso della nostra esistenza. Riconnettersi a questa respirazione vuol dire comunque ritrovare quelle emozioni positive, la calma e diciamo allontanarsi dalla respirazione, diciamo, veloce, corta, superficiale, che diciamo è tipica dei momenti di stress, dei momenti di ansia.
e quindi eventualmente in quei momenti ritornare a questa respirazione diaframmatica ci consente di allontanare le emozioni negative. Un altro presupposto indispensabile della tecnica dello yoga è che vengono rilasciate delle sostanze come la melatonina, che regola i cicli sonno-veglia e quindi è importante per riposare bene, e il GABA, che è un neurotrasmettitore a livello cerebrale, che comunque è connesso al rilassamento, quindi ci dà delle sensazioni di distensione sia a livello fisico che mentale. Ma a che età è che si può fare yoga? C'è una limitazione di età secondo dal tuo punto di vista? No, penso io. Avendo 75 anni l'ho sempre fatto, insomma. Ok, e se la si può fare sempre, anche a 75 anni, non c'è un limite in questo senso dello yoga. Bene, grazie. Allora io vi ringrazio per oggi, vi inviterò di nuovo perché è molto interessante parlare di questo argomento, quindi ci rivedremo sicuramente, però ora ci dirigiamo veloci a quelli che sono i consueti consigli della Casa sull'Albero. Primo consiglio: cerca di restare nel momento presente, si chiama mindfulness, ovvero la pienezza di sé, per poter ascoltare il proprio corpo, il proprio pensiero e il proprio respiro, per poter accogliere se stessi così come si è e lavorare su azioni di calma e di benessere, contrastando così agiti, aggressività, violenza e impulsività. Secondo consiglio: sai qual è la prima persona con cui dovresti essere gentile? Proprio te stesso. Non pensare che la gentilezza siano atti d'amore o di gratitudine nei confronti delle altre persone. Prima di tutto sei tu la persona da amare. Se saprai amarti, rispettarti, se saprai conoscerti, amare l'altro e rivolgersi verso le altre persone sarà automatico e non ci dovrai più pensare. Terzo consiglio: tu vai bene così come sei. Lo yoga è una disciplina che ti permette di perdonarti prima che perdonare gli altri, di sentirti in pace prima di tutto con te stesso e con le tue capacità fisiche e mentali, per raggiungere così uno stato di benessere che da te individuo si potrà irradiare su tutte le persone che ti incontreranno e ti percepiranno con una luce e con un dono diverso. E con questo consiglio io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta qui sulla Casa sull'Albero. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi.